In questo video il bunker è completamente devastato dall'ultima diretta che ho fatto e io... Devo lavorare! Come sapete, il 16 è stato il mio compleanno, ho compiuto 50 anni e ho fatto una diretta. E questo è il risultato! Ho appena finito di fare la diretta, guardate che disastro che c'è! Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla diretta, tutti quelli che mi hanno sostenuto col canale, i vostri regali veramente eccezionali, però ora bisogna pulisca tutto perché se no non posso far video. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, qui ci sono tutti dei televisori in bianco e nero, questi due sono a colori, insomma tutti CRT. Ed ho utilizzato questi televisori sempre per costruire qualcosa di strano. Tipo questo piccolo televisorino l'ho trasformato in un lettore video MP4. Questo addirittura l'ho trasformato in un televisore col digitale terrestre, lettore multimediale, videoregistratore analogico, dentro c'è di tutto. E questo piccolino qui invece l'ho trasformato nel coso con le valvole. Libidine! Comunque questi televisori CRT, che sono ovviamente vecchissimi, sono tutti in 4 terzi. Tutti tranne uno, quello che è in questa scatola. Qui dentro c'è un televisore CRT in bianco e nero in 16 noni. Un 16 noni al tempo della televisione analogica, boh. Ad ogni modo, vediamo un po' che c'è qui dentro, perché non sono per niente convinto. L'ho trovato in Francia questo televisore, quindi non sarà neanche PAL ma SECAM. Ah, questa è proprio la scatola sua originale, bene bene. Sperando che sia arrivato tutto intero. Questa è una cosa che io... è la prima volta che la vedo. Un televisore in bianco e nero CRT in 16 noni. Io non l'avevo mai visto fatto così. Con roba che va a giro dentro anche. Senti, senti. Cos'è? Che ciotola. C'è qualcosa che gironzola dentro. Sarà una vetina qualcosa che se n'è andata di culo. Vediamo subito. Porca miseria. Non ci arrivo con questo cacciavite, eh. Questo non è buono. Aspetta, forse ce la faccio. Ah, che troia. Perché non c'ho mai un cacciavite buono? Ma guarda, oh! C'è l'unico cacciavite, non lo trovo. Ole! Vediamo un po', tear down. Oddio! Rompo subito tutto. Vediamo che c'è dentro che va a giro. Arca puttana, ma vedete che è rotto. Alla forte, il tubo in 16 noni. Ora speriamo che non sia rotto. Ok, lo rimonto. Il tasto centrale è finto. Naturalmente con il tuner analogico. Qua giù c'è la manopolina per cambiare la frequenza. Qui ci sono le tre gambe d'onda. Dietro c'ha gli ingressi audio video. Vediamo se va. Oh, qualcosa si vede. Più buono, funziona. Luminosità. Oh, eccolo qui. No, ma 16 noni, ma chi l'aveva mai visto? No, ma è ganzissima sta cosa. Vediamo un po' che succede. Non si accende più. No, c'è solo una riga nel mezzo, Dio sì. Perfetto. Allora, attualmente non funziona più. C'è una riga verticale e basta. Bello, mi piace. Vai, va smontato. Questo coso qui non funzionerà mai, bello e capito io. Si sarà staccato qualche cavo sicuramente. Accidenti, a quando l'ho aperto vaffanculo al maiale di sua madre. Accidenti. Adesso vi invia tutto, ste game di Buddha. Il problema dei CRT è che il cinescopio non va mai toccato specialmente dopo averlo acceso. Ad ogni modo, il raggio catodico è pilotato da questa elettrocalamita che si chiama Jogo, che fa spostare il fascio di elettroni sullo schermo da destra a sinistra e dall'alto verso il basso, in questo modo. Ecco, allora, non funziona da destra a sinistra. Sembra che funzioni solo dall'alto verso il basso. Ma questa è una ossa terrificante. Questo è un ammasso di componenti elettronici tirati sul circuito così alla bene meglio. Uno sull'altro i componenti sono. I cavi sono attaccati con lo sputo. Aspetta un po', eh. Uno e due e vanno lì. E uno e due vanno di là. Maremma maiala. Rivediamo un po'. Uno e due e vanno lì. Uno e due e vanno lì. Uno e due e vanno lì. E due vanno di là. Mai maneggiare un televisore così, mai. Non fatelo voi a casa. Vediamo che fa ora. Oh, è ritornato vivo.
Vaffanculo! Il problema è che questo qui è un televisore SECAM, quindi il segnale video PAL, video composito, come quello che state vedendo su questo televisore, questo coso probabilmente non lo digerisce, quindi vediamo subito, perché se glielo sbatto subito dentro qui, non ci arriva il cavo, ci arriva, non ci arriva, per un pelo non ci arriva! Vediamo che fa se ci butto dentro questo segnale video. Si vede ma non si vede, aspetta un po', no, sì, no, si vede qualcosa ma no, non lo sincronizza, vedi cos'è il casino, non lo prende, lo becca? Mica tanto. È un po' strano che non funzioni perché il segnale PAL differisce da quello SECAM solo per la portante del colore, quindi questo è in bianco e nero, del colore non dovrebbe fregare niente. Se è un problema del segnale videocomposito potrei provare ad entrare dall'antenna con il modulatore di antenna, questo ovviamente però è un modulatore PAL, quindi non lo so se funzionerà, proviamo. Ho fatto questo accrocco qui che collega all'uscita del modulatore in modo inappropriato per entrare dentro qua giù, che l'antenna è fatta con uno spinotto mini jack. Poi l'attacco alla corrente, zan, e vediamo un po'. Eccolo, eccolo qui. Ma ugualmente non c'è niente da fare. Lo riceve, però vedete che c'è sempre questo cacchio di coso qui. Non si sincronizza. Questo integrato qui è quello che praticamente fa funzionare tutto il televisore. Tant'è che sul piedino 5 abbiamo l'uscita del videocomposito che viene applicato di solito all'ingresso 6 ed è proprio lì che vorrei andare ad iniettare direttamente il videocomposito. Quindi ora scollego questo ingresso dal resto del circuito in questa maniera qua e lo vado a collegare con l'ingresso del separatore dei sincronismi. Maiala, Dio, ma vaffanculo, mi è volato via tutto, a cagare. Allora, volevo dire, dovrebbe essere il piedino numero 6, quindi dovrebbe essere tipo per qua. Vediamo un po' che casino combino ora, eh. Ops, ma qui c'è un piedino staccato. Mamma mia, questo televisore, ma come fa a funzionare? Ma, boh. Comunque. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cioè, sto filo di merda, un filo più di merda di Eosin lo potevo trovare mia, no? Marimma maledetta. Ah, ma po' di vella mai. È un cavo schermato questo, di dove cazzo l'ho tirato fuori st'affare, vi? 4, 5 e 6, sniuncolo qui. Ok, l'ho attaccato anche di là, vediamo se funziona. Ragazzi, oh, è uguale, eh? Si vede, ma non è cambiato niente. Non lo agguanta il segnale video, guarda. È veramente strana sta cosa. Il problema è che teoricamente il segnale entrando direttamente nel divisore dei sincronismi lo doveva prendere. Comunque io qui vedo un condensatore veramente marcio, sicuramente questo va cambiato di sicuro. E proviamo a cambiare quel condensatore lì. 400 volt 10 microfarad. Vediamo un po'. E infatti è buono, lo sapevo. Non è rotto, è che solo qui sopra c'è stata colata della colla. C'entra niente sto qui. Ma in culo, lo sapevo che era buono. Ci provo a mettere questo qui da 47 microfarad, anche se è più grosso, che se ne frega. Vedete che botto fa, eh? Ma nemmeno proprio per idea. Eccolo lì, niente, non agguanta sincronismi verticali, non lo prende. Ok, allora, in qualche maniera sto riuscendo a farlo funzionare. Allora questo sposta il segnale a destra e a sinistra e questo dovrebbe allargare tutto l'ambaradan. Eccolo! Oh, ce l'ho fatta! Oh, funziona! Ma vaffanculo! Il problema è che questo è un troiaio di televisore! Allora, per fare una prova fatta bene, ci ho collegato il mio televisore multimediale ed ho settato il fattore di forma in 16 noni, infatti vedete che qui l'immagine risulta schiacciata in orizzontale. Invece sul televisore a 16 noni l'immagine risulta perfetta, 16 noni, incredibile, 16 noni in bianco e nero, un CRT in 16 noni in bianco e nero, mai visto. Vabbè, lo rimonto, facciamo qualche prova. Purtroppo questo CRT c'ha parecchia distorsione ed è dovuta a un disallineamento qua giù del gioco. Ci sono due anelli qua giù che sono due magneti che servono per cercare di eliminare un po' la distorsione, ma sono incollati e ho paura che se levo questa colla qui mi si vada a rompere anche gli anelli che sono molto fragili, quindi per ora lascio stare tutto com'è. E quindi il televisore SECAM funziona anche con il segnale video PAL, a patto che sia un televisore in bianco e nero. Guardate che cacchio di distorsione che c'è su questo schermo rispetto a questo di qua. Questo è degli anni 70, questa è una cagata degli anni 90.
È micidiale vedere un televisore in bianco e nero, CRT piccolino così, nel formato 16 noni. E di qua vedete che l'immagine si vede schiacciata in orizzontale perché il formato PAL sarebbe comunque 4 terzi, quindi per farci entrare dentro un'immagine in 16 noni viene schiacciata in questo senso qui, quando poi su un televisore del genere viene riallargata perché lo schermo è nativo in 16 noni. Comunque la distorsione dell'immagine su un'immagine normale così praticamente non si nota per niente, si nota soltanto con delle immagini geometriche, ma in questo caso proprio non si nota. Ora voi direte, ma che cacchio ci fai con un televisore CRT? Ma è ovvio, ci si guardano le cinappe! CRT, cinappa radio TV! Ma tu sei uno stronzo atomico! Uno stronzo nucleare! E in pratica un televisore CRT non serve a un cacchio, però è ganzo da utilizzare in vari progetti, a patto che abbia un ingresso video composito tipo come questo qui. Questo non ha l'ingresso video composito. Questo non ha l'ingresso video composito, ha soltanto l'antenna. Quindi andiamo a vedere come si fa per aggiungere un ingresso video composito. Vediamo. Non so quanti pollici è, 9 pollici, non lo so. È della Irradio, funziona anche a 220, DC 12-14 volt. E non ha né l'ingresso per l'antenna né l'ingresso video. Non c'è da nessuna parte. Qui c'è quest'arnese attaccato qui che... Che cacchio è? Deve venire via per forza in qua. Infatti. Boh, questa roba che è una caccola di Hulk, kryptonite, che roba è? Data di produzione gennaio 1997. Non c'è una roba che sia più vecchia di me, perché? Vediamo se questo troiaio ci viene via. Sì. Sintonia manuale VHF, VHF. Lo provo direttamente a 220, Vediamo se va. Ragazzi, è ovvio che funziona. Ora, qui ovviamente l'ingresso d'antenna non c'è, però... Però, vediamo un attimo, Vediamo di fare una cagata delle mie... Cacciaviti di merda! Era tanto che non lo facevo in un video. Qua, vedi? Lo collego con l'uscita del modulatore, attacco il modulatore video all'antenna, proprio a merda di sì. E anche qui utilizzerò il mio super Component Television Receiver National, che veramente, cioè questo veramente lo sto usando a bestia, mi piace un casino quest'arnese. In questi giorni l'approvazione del governo inglese è solo una formalità, le prove sono assolutamente decisive. Vabbè, se vede disturbato è normale perché è un collegamento di merda, però funziona, oh. Va, questi televisori in bianco e nero è difficile che non funzionino. Comunque ora vediamo se riesco ad hackerarlo in modo da creare un ingresso audio-video e non dover per forza entrare dall'antenna. Vediamo un po' se viene via così. Bellissimo dentro, però. Cacchio, come si fa qui? Aiuto, il trasformatore è qua in fondo. Maledetto, cane delle berve, malefico. Probabilmente questi vengano via. Perfetto. Ok. Questo televisore è veramente costruito con tutto un altro criterio, è un prodotto italiano e la circuitazione è veramente montata tutta in un'altra maniera rispetto a quello di prima. Comunque anche questo televisore qui, che non ha gli ingressi video, funziona grazie allo stesso integrato dell'altro televisore, la N5151N, e anche questo funziona a 12 volt. L'alimentatore è stato nascosto qua dentro, dove è stato posizionato un vero trasformatore e il circuito rettificatore con il full bridge rectifier. Ora l'importante quando si fanno queste cose è non toccare mai la massa, mai toccare la massa, la massa, perché si rischia di prendere una di quelle legnate che ti appiccicano nel muro. E questi televisori in bianco e nero sono quasi tutti costruiti attorno a questo tipo di integrato, AN5151N. Quindi in teoria anche qui, entrando con il segnale video composito nel piedino numero 6, dovrebbe funzionare. Proviamo a rifilarci dentro un segnale video. Ah no, non succede proprio niente. Se non funziona si può tentare di entrare dal piedino 5, che è l'uscita video composito, in modo da passare attraverso questa parte di circuito. Però sono abbastanza sicuro che dovrebbe funzionare, vediamo un poco. E vai così! Lo vedi che funziona? Dai, troppo ganzo. Questo è il verticale, questo è il contrasto, bestiale. Perfetto, funziona perfetto, perfetto.
Dato che comunque il tunnel rimane collegato e quindi viene sovrapposto al segnale video composito in ingresso, anche se non gli dà particolarmente noia, anzi in questo caso non si vede proprio, volendo si può escludere. E si può fare staccando il piedino numero 5 dell'integrato dal resto del circuito, o in alternativa si può agire sul controllo del guadagno automatico del tuner, portandolo a zero in modo da minimizzare le interferenze. Quindi se il televisore monta uno di questi integrati, entrando dal piedino numero 5 o dal piedino numero 6, si può creare un ingresso videocomposito. Non è sempre così, ma la maggior parte delle volte funziona. Ma una volta creato l'ingresso video, si potrebbe creare anche l'ingresso audio. Questo, sinceramente, è molto più semplice. Vediamo come si fa. Ho collegato l'uscita audio del lettore multimediale dal quale proviene questa immagine a questo puntale, quindi ho smontato dal pannello frontale tutti i comandi. Di solito la cosa più semplice è entrare dal potenziometro del volume, in questo modo qui. L'unica cosa, ovviamente, è che bisogna scollegare il tuner, perché altrimenti insieme alla voce si sente il rumore del tuner. Questo è il potenziometro del volume. Nella stragrande maggioranza dei casi, il segnale audio passa proprio da qui dentro. Quindi, lo ruoto dalla parte opposta, vi faccio vedere una cosa. Quello che ci interessa è la parte del potenziometro vera e propria, che è questa qui, dove abbiamo su questo piedino la massa. Su questo piedino entra il segnale audio e da questo piedino esce il segnale audio e va verso l'amplificatore. Quindi in pratica cosa bisogna fare? Iniettare il segnale audio qui dentro, ma questo va però anche scollegato dall'uscita audio del tuner. E qui per farlo è abbastanza semplice, perché su questa scheda dalla parte di qua ci sono due ponticelli e il ponticello da scollegare è questo qui. Quindi ora lo taglio e sentirete il rumore scomparire. E è proprio qui che andrò a collegare l'audio esterno. E la cosa buffa è che quest'altro ponticello rappresenta la massa, quindi basta collegare un cavetto audio in questi due punti qui. E alla fine abbiamo ottenuto il nostro televisore con gli ingressi audio-video ai quali si può collegare di tutto. Il ritorno sulla Terra è fuori questione. Comandante Koenig, abbiamo registrato un oggetto a propulsione che si avvicina alla velocità di 3.7. Ora, questo video non voleva essere un tutorial, io di solito non faccio mai tutorial, però se volete fare una cosa del genere e trovate che dentro il vostro televisore CRT in bianco e nero c'è uno di questi integratoni che fanno funzionare tutto l'ambaradan, è molto probabile che riusciate in modo abbastanza semplice a ricavare gli ingressi video e audio. Io vi ringrazio di aver visto questo video che finisce qui e mi raccomando, come al solito, restate sani!